Il Partito Democratico che ha voluto, anzi direi ha preteso, che giovedì della passata settimana il Senato incardinasse in aula il disegno di legge anticorruzione. Adesso mancano ormai pochi giorni, fra mercoledì, prima di Pasqua, il Senato l'approverà e sarà una decisione politica molto rilevante. Verranno allungati, come sapete, in modo decisivo i tempi della prescrizione, riavremo il falso in bilancio. Credo che sia una norma di cui l'Italia ha bisogno e che aspetta da molto molto tempo. E ho ascoltato attentamente fino ad oggi la discussione generale in aula, non mi sembra che ci siano tensioni politiche, sono provvedimenti complessi, lo ripeto, e che quindi nei quali tutti i parlamentari e tutti i senatori hanno poi da esprimere le loro opinioni. Stiamo parlando di una emergenza assoluta per il nostro Paese, un'emergenza assoluta non soltanto in termini di legalità e di moralità, ma anche perché per il freno alla ripresa economica, per il guasto che sta provocando la nostra immagine internazionale, per il danno che sta facendo nell'educazione dei nostri giovani. Quindi io mi aspetto che l'approvazione arrivi mercoledì e arrivi con una maggioranza vastissima.